Conservazione, prospettive di sviluppo locale sostenibile delle aree marine protette nel rispetto della biodiversità, facendo squadra per crescere. Questo è il tema del convegno che si è tenuto oggi alla Torre di Cerrano, alla presenza fra gli altri del sottosegretario alla Giunta regionale Mario Mazzocca e del presidente del CDA dello zoo profilattico Manola Di Pasquale, oltre a numerosi amministratori locali. È un ulteriore approfondimento di un progetto che la Comunità Europea ha ritenuto giusto implementare finanziando un cosiddetto progetto di capitalizzazione proprio per mettere a frutto i risultati già ottenuti. Credo che la battaglia che abbiamo condotto sulle trivelle, che per ora ci vede comunque sorridenti, non può e non deve essere mai sottovalutata, perché i pericoli sono sempre all'angolo e noi riteniamo che lo sviluppo del nostro Abruzzo deve andare in una direzione di chiara e evidente sostenibilità. Credo che oggi la natura, il benessere e soprattutto la solubilità dei luoghi e degli ambienti è un punto di partenza per la regione Abruzzo, sia con riferimento alle necessità che l'ambiente e salute umana e sia con riferimento a uno sviluppo economico che viene non solo dal benessere dell'ambiente ma anche dal turismo. Un convegno importante anche per far conoscere questa struttura che evidentemente può essere ancora più sfruttata. Sì, generalmente quando si parla di aree marine si parlano di zone protette come i parchi, e molte volte si guardano solamente le negatività e le limitazioni che vengono, ma non si comprende l'importanza che invece loro hanno anche per uno sviluppo economico di un territorio.